Bentrovati su TV Radicale, comincia adesso una diretta da Caserta. In questo momento vi parlo dallo studio di Lecce, da cui facciamo ormai da qualche settimana le dirette su TV Radicale, ma ci stiamo organizzando perché ben presto avremo vari punti di regia e conduzione sparsi per l'Italia. Tra i militanti radicali più attivi di TV Radicale vi sono senz'altro i compagni casertani dell'Associazione Radicale Legalità e Trasparenza. Ecco, siamo proprio in collegamento con loro e vedete subito Francesco Giaquinto. Francesco, come stai? Che cosa sta succedendo a Caserta in questo momento? Perché siete in strada con un tavolo? Scusa se ti interrompo, Francesco, voglio ricordare che proprio domenica prossima, intanto vedo un ragazzo che si è avvicinato, magari se vuoi. Ciao Joseph, è il nostro compagno, quindi no, che proprio domenica avremo alle 19:30 su TV Radicale Andrea Fuggele, che è il segretario dell'Associazione Radicale Ernesto Rossi di Napoli e quindi ci darà tutti i dettagli. Scusa l'interruzione, vai pure Francesco. Proprio stamattina siamo riusciti ad avere in consiglio regionale l'approvazione della proposta di legge sull'anagrafe pubblica autoscuola. Anche se pare di aver capito che sul punto più dolente, cioè quello della presentazione delle dichiarazioni dei redditi dei consiglieri regionali, non c'è stato l'accordo e quindi c'è stata l'approvazione di un disegno di legge che prevede tutti i punti che noi abbiamo presentato al Consiglio Comunale di Caserta, tranne quello sulla dichiarazione dei redditi dei consiglieri regionali. Quindi nulla di fatto stamattina al Consiglio Comunale di Caserta, che noi abbiamo trasmesso comunque in diretta e dopo il quale abbiamo fornito alcune interviste ai consiglieri comunali Della, Barbieri, Antonio Dell'Aquila, oltre al saluto del Presidente del Consiglio Comunale Arturo Di Palo, e quindi rispetto a questo noi abbiamo deciso di stazionare qui di fronte al Consiglio Comunale di Caserta per testimoniare il nostro dissenso rispetto ad una seduta andata deserta, ad un'occasione sprecata, e quindi stiamo volantinando con un volantino creato in giornata dai compagni di Papove in primis sull'evento del giorno. E siamo qui insomma insieme a Antonio Da Diego, Luca Bove, Elio De Rosa, Domenico Letizia e stiamo cercando di individuare alcune persone che in strada vogliono rilasciare dichiarazioni su questo evento, ma scappano tutti sembra, in attesa che si riesca a trovare qualche persona. Facciamo un breve giro tra tutti quanti Certo, noi. certo. E quindi passo la parola a Luca Bove, il segretario dell'Associazione Radicale Legalità e Roberto Ciao Matteo. Luca, che occhialone da sole? Cos'è questo occhialone da sole? Sì, mi dà fastidio alle cere sole, Va purtroppo. bene, se sappiamo se sei una creatura Allora, della Roberto, notte. ora ti spiego un po' cosa faremo. Visto che la gente qui scappa e non vuole rilasciare nessuna intervista, andremo nella strada più trafficata di Caserta, cioè via Mazzini, e lì tenteremo di intervistare qualcuno. Quindi andiamo. Ah, quindi addirittura si muove la postazione, speriamo che regga la connessione, ragazzi.
Speriamo, ma è l'unico modo per... Ecco qua, forse abbiamo trovato qualcuno. Fai tu le domande, subito la domanda fai, Luca. Perché? È in diretta, non la dico. Basta che parla al microfono. Ho un'opinione, ma non la dico. Va bene. Ma vi conviene, ragazzi, se posso darvi, se posso, ragazzi, se posso darvi un consiglio, se posso dar... Luca, mi ascolti, Luca? Certo, dimmi, Roberto. Se posso darvi un consiglio, dovete un po' imparare da come faceva il glorioso Gaetano Del Tamaro, il quale andava e sparava subito la domanda col microfono, perché se vedono il computer si spaventano. Quindi magari andate col microfono vicino e qualcuno col computer si gira senza far vedere che è inquadrato anche in video. Perché altrimenti ok, tenteremo di fare e fate così. Subito la domanda, non chiedete, mi scusi, ma lei ha saputo, ecco un consiglio ve lo do. Ok, guarda, ora ti passo un nuovo militante, Davide Posillipo. Ciao Davide. Ciao. Sei un nuovo militante quindi dei Radicali Casertani, sei entrato anche sì, tu in questa squadra. Sì, specifico con Legalità e Trasparenza e con l'associazione Luca Coscioni di Caserta. Mi sto avvicinando da un po' di tempo alle attività che stanno portando avanti e devo dire che oggi sono rimasto interdetto dalla negligenza e dall'inadempienza del Consiglio Comunale, dal quale ci si aspetta come minimo... se non un'opinione, un esito favorevole alla discussione, quantomeno alla discussione, certo. E invece oggi non si è avuto questo. Ed è la cosa che stupisce anche un po' i cittadini che abbiamo avuto il piacere di fermare qui in Piazza Vanvitelli a Caserta, ed è la cosa che stupisce anche me, perché siamo al 29 luglio ed è come se stessimo al 15 agosto. Sembra che la politica vada in vacanza, no? Un po' come hanno denunciato i radicali. È un po' il motto che stiamo usando e fa in un certo senso effetto. Fa effetto e fa anche spavento perché loro hanno la responsabilità e il privilegio, possiamo dire, di governarci, di deliberare sulle nostre su decisioni che riguardano anche noi. Quindi ecco, quello che volevo dire a chi ci stesse ascoltando è proprio che comunque noi porteremo ancora avanti questa cosa, perché di certo non basta l'inadempienza di un consiglio comunale per interrompere una causa che interessa a tutti. Ecco, sicuramente comunque, come abbiamo già ricordato questa mattina, la questione, cioè la delibera sull'anagrafe pubblica degli eletti, intanto vediamo un dito che copre la webcam, la questione sarà discussa a settembre, quindi di certo voi non mollerete, però ti volevo fare una domanda personale, e la domanda è Prego. Questa, qual è stata la battaglia che ti ha convinto di più a scendere in prima linea a fare il militante radicale nelle file dei radicali casertani dell'associazione Coscioni di Caserta? Credo che una cosa che colpisca di più la mia sensibilità sia il testamento biologico, anche se ci sono anche altre le cose che mi hanno colpito, però per quanto riguarda il testamento biologico non posso che ricordare la coerenza e anche l'onestà che i radicali hanno mostrato nel caso Englaro, che tutti ricordano, certo. E già allora, anche se non conoscevo l'associazione qua locale, ricordo che apprezzai le opinioni e l'atteggiamento radicale. Questa è una cosa che mi ha portato ad interessarmene di più, ma anche poi quello che stanno facendo più nello specifico qui, come cose che nessuno, di cui nessuno parla, lo stato in cui versano i Reggi Lagni di Caserta, della provincia di Caserta, una cosa che assolutamente io quasi non conoscevo, si figuri. Tanto no, che dammi del tu, parlo. Come si figuri? Che è sto si figuri? Figurati. Ah, ok, scusa, siamo compagni. No, la cosa bella è vedere nei tuoi occhi, leggere nei tuoi occhi tutto questo entusiasmo, è una cosa che veramente... Tanto non so cos'è questa cosa che copre la webcam ogni tanto. È il mento del buon Antonio. Ah, il mento del buon Antonio. Ci vorrebbe un altro computer che inquadrasse quello che state facendo, mannaggia a voi. No, vabbè, io ti ringrazio veramente per questo tuo contributo e vediamo cosa grazie, succede. Grazie a te per avermi... Ok, ti saluto. Chi mi passi? Okay, chi ti mi saluto passi e ti lascio a Domenico Letizia. Ok, ciao. Ciao. Innanzitutto buonasera Roberto. Ciao Domenico. Come avrai ben... Ciao Roberto e saluto tutti gli ascoltatori. Come avrai ben capito, qui stiamo provando ad acchiappare qualcuno, ma
la gente sembra riluttante dal volersi avvicinare. Quindi, se Elio è d'accordo, visto che mi sono scocciato di stare fermo qui, prendiamo il computer e proviamo. Vai, facciamo questo tentativo, facciamo questo facciamo tentativo. Questo... Ragazzi, dovete fare come Marines, reporter d'assalto. Dai, vi facciamo vedere un po' Caserta, ovviamente, nelle vicinanze. Quindi, dov'è che fate di solito il tavolo voi? Guardare caso. Dove fate quindi, di solito il tavolo voi? Diciamo. Vai. Sì. Allora, riassumendo un po' l'iniziativa della giornata, oggi cosa è successo? È successo che praticamente il Consiglio Comunale di Caserta ragazzi, non si è presentato. Ragazzi, due volantini, però nulla. Altrimenti come pubblicizziamo le iniziative? Per andare a raggiungere Davide, praticamente ragazzi, è successo il sole. Che... sì, mi senti Roberto? Sì, no? Attenzione al sole perché non si vede nulla quando inquadrate il sole. Ah, ok, ok, quindi inquadrando il sole non si vede nulla. Capito Elio? Ok. E praticamente dicevo il Consiglio Comunale di Caserta non ha approvato, cioè non si è presentato, mancava il numero legale di consiglieri comunali per essere eletti. Ora proviamo ad acchiappare qualcuno. Vai. Buongiorno, posso disturbarlo un secondo? Posso disturbarlo un secondo? Praticamente oggi è successo al Comune di Caserta. Non si sente. Sì, siamo collegati con una TV, praticamente oggi al Comune di Caserta si doveva votare per l'anagrafe degli eletti, non so se sa che cos'è l'anagrafe degli eletti, è una sorta di registro a cui chiedevamo tutti i consiglieri comunali di Caserta di depositare il proprio reddito, come votavano, le proprie insomma, dichiarazioni, gettoni, un po' di tutto per scoprire le varie magagne dei consiglieri comunali. Che è successo? È successo che al Comune di Caserta oggi proprio mancavano i consiglieri comunali, non si sono presentati, quindi la proposta non è stata votata, insomma se ne sono andati al mare e abbiamo deciso proprio vicino al Consiglio Comunale di intervistare un po' i casertani e di farci dire la loro di che cosa ne pensano di quello che è successo. Prego, 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 qualsiasi cosa da dire, prego. Prego, qualsiasi cosa, anche un saluto alla TV, qualsiasi cosa, in diretta, dai, qualsiasi cosa, senza emozionarsi, è semplicemente un'intervista, qualsiasi cosa. Prego, prego, dica la sua, qualsiasi cosa. Va benissimo, grazie lo stesso. Roberto, continuiamo a provarci. Sì, lo so che è durissima, ragazzi, lo so per averlo provato anch'io. Non ci siamo persi a niente, mo una persona in più. No, anche perché è bello, ci fate vedere Caserta che sembra una bella città. Sì, sembra una bella città. Diciamo, è una città con parecchi difetti, però ci si prova a cambiarla. Questo è il comune. Questo è il comune con i nostri volantini incollati alle sue colonne, non so se da qua si vedono. Sì, però insomma sì, abbiamo visto prima il volantino. Dove vogliamo andare? No, qualcuno giovane non ci ferma. Proviamo con questi due signori. Buongiorno, posso disturbarla un secondo? No, non teniamo un impegno. Chiedo... Sicuro? Sì, sicuro? Va benissimo, va benissimo. Va bene. Ragazzi, comunque va benissimo anche questo approccio. Io ti posso dare un consiglio, Domenico? Abbiamo acchiappato un consigliere comunale del PD, uno di quelli più particolari. Oh, grande! Proviamo Paolo Marzo, detto tra di noi rimanga Buffalo Bill, tanto siamo lo stesso in diretta. Comunque, vai. Ci senti, Roberto? Sì, benissimo. Sì, proviamo... Giusto? Ho visto bene lui? Così proviamo a fare l'intervista al consigliere comunale. Vuole dirci la sua? Va bene, anche il consigliere comunale è scappato. Sì, già è stato detto, consigliere comunale del PD. Sì, Robè, ogni tanto se puoi parla così. Sì, ma io parlo, ma è interessantissimo vedere, ti volevo dare un consiglio. Io fossi te, senza chiedere, le permette un attimo, perché ti dicono no, io ti partirei direttamente. Lei lo sa che oggi il Consiglio Comunale non aveva il numero legale per discutere dell'anagrafe pubblica degli eletti? Parti subito con la domanda, perché così sì, in questo modo li fai va pensare. Benissimo. Va benissimo.
Andando blocca. Ricordiamo intanto che siamo in collegamento con Caserta, dove ci sono i valorosissimi compagni radicali che stanno facendo delle interviste per strada e stanno distribuendo dei volantini per denunciare quello che è accaduto questa mattina al Consiglio Comunale di Napoli. Oggi il Consiglio Comunale di Caserta doveva riunirsi per approvare l'anagrafe degli eletti. Ci abbiamo provato, ci siamo presentati al Consiglio Comunale, praticamente i consiglieri comunali non si sono presentati, quindi mancando il numero legale per discutere delle votazioni non si è fatto nulla. Praticamente noi proponevamo l'anagrafe degli eletti, non so se si è mai sentito parlare, se sa che cos'è. L'anagrafe degli eletti, praticamente le spiego subito, è una sorta di registro che noi chiedevamo ai consiglieri comunali, sindaco, assessori, tutti, in cui tutti i politici dovevano dichiarare quando prendevano, come votavano, se il comune ha partecipazione in società, insomma tutte le varie magagne che il comune può fare. Come ben capito non si sono presentati, quindi avranno le loro motivazioni. E abbiamo deciso in collegamento con TV Radicale di intervistare i casertani e pensare e farci dire cosa ne pensano loro. Quindi se può fare una dichiarazione, prego. E che ti devo dire? Purtroppo, qualsiasi cosa pensa. Purtroppo non è solo il comune di Caserta. Secondo me ci sono tutti i comuni che cercano di fare le cose di nascosto su tutti i punti di vista. Sia per il lavoro, sia per altre cose, insomma, questa. E lei cosa pensa? Come potrebbe cambiare la situazione? Quali iniziative fare? Com'è possibile? Chi votare? Cioè, cosa fare? A chi votare? Ma secondo me a chi si vota, vota, è sempre la stessa cosa. Cambiano i musicanti, ma la musica è sempre la stessa. Perché l'abbiamo visto pure con Falco, che non è che le cose stavano tanto bene, quindi questa. Lei lo sa che a Caserta da poco sono nati, cioè è nata un'associazione radicale, siamo noi, infatti è collegamento con TV Radicale, siamo un'associazione radicale che prende il nome Legalità e Trasparenza e ci stiamo occupando un po' di cambiare la politica casertana. La prossima volta entrerete voi, anche voi in lista, se ho capito bene. Non lo sappiamo questo, non so, stiamo provando ora a fare movimento, quindi raggiunge un certo determinato numero di votanti, pare che si può mettere alla lista civica. Così. Ora iniziamo attraverso petizioni a far cambiare le cose. Non capisco molto di politica, però credo che sia così, insomma. Grazie mille, la ringrazio per le dichiarazioni. Stai parlando ancora la persona? È un sito tvradicale.it, è sempre in diretta, è una TV nazionale. Ma non è sul computer. No, è su computer, però è una TV su computer. TVradicale.it. Fai altre domande al signore che mi sembra interessato. Sì. E infatti il signore si sta prendendo l'indirizzo, può seguirci. Sarà viene registrato questo intervento, vero? Sì. Sì, quindi sarà anche registrato, potrà vedersi. Se vuoi fare qualche domanda, Roberto, al signore puoi farla. Io vorrei chiedere al signore cosa ne pensa, se mi sente il signore. Sì, un attimo, Roberto che alla regia Radicali Puglia vuole farla una domanda, vai. Allora, se mi sente il signore, innanzitutto la ringrazio per la disponibilità che ci ha dato ad essere intervistato. Poi le volevo fare una domanda che prescinde, diciamo, dalla situazione casertana. Che però parte da quello che è successo questa mattina. Ma secondo lei è giusto che i politici che sono eletti per rappresentare i cittadini non si presentino il giorno in cui è convocato il Consiglio Comunale e cui quindi devono fare il loro lavoro e non approvano le cose che loro stessi hanno chiesto di mettere all'ordine del giorno? Quindi Roberto, ripetendo la domanda, è che cosa pensa il signore del fatto che i consiglieri comunali non si presentano al Consiglio Comunale? Sì. Ok. Michi, ha capito? Sì, evidentemente avranno qualche cosa da non qualcosa da nascondere. Altrimenti si presenterebbero, penso io. Le dico soltanto che questo è stato un'opinione collettiva, cioè sia centrodestra che centrosinistra non si sono presentati perché mancavano parecchi, quindi praticamente cioè, ci dica la sua, che cosa, quindi secondo lei hanno qualcosa da nascondere? Va benissimo, signore, vuole lasciarci la sua, le spieghiamo subito.
Sì, sì, diciamo subito. Allora, praticamente è tvradicale.it, una web tv radicale nazionale che è visionabile su internet, come giustamente ricorda il signore. Gli spiego un po' che cosa è successo oggi. Oggi praticamente al Consiglio Comunale di Caserta si doveva votare la proposta di anagrafe degli eletti. Non so se ha mai sentito parlare dell'anagrafe degli eletti, le spiego subito. È una sorta di registro in cui praticamente chiediamo a tutti i consiglieri comunali, assessori, sindaco, tutti, che dichiarino quanto guadagnano, come votano, se hanno partecipazione in società, insomma, per scoprire se il comune ha magagne. E praticamente volevamo che è successo? Che oggi al comune i consiglieri comunali non si sono presentati e quindi non si è potuta votare questa cosa. E evidentemente, non so, come diceva il signore, hanno qualcosa da nascondere. Volevo sentire la sua su questa, che cosa ci dice? Prego. No, ma veramente, che ti devo dire? Ah, purtroppo abbiamo un problema in questo momento con il collegamento, infatti abbiamo appena perso il collegamento in audio-video con Caserta, purtroppo perché proprio nel momento in cui stavamo intervistando una persona, vediamo se riusciamo a ripristinarlo, ricordiamo che era un collegamento di fortuna fatto con una chiavetta, quindi non era la performance di una ADSL. E poi tra l'altro i ragazzi si stavano anche spostando da un luogo all'altro, vediamo se riusciamo a ripristinare la connessione, vediamo un pochino. Ricordo, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, quello che stava accadendo a Caserta. I militanti radicali presenti ad un tavolo stavano facendo una distribuzione di volantini nel quale volantino denunciavano quello che è accaduto questa mattina al comune di Caserta, cioè per l'ennesima volta la mancanza del numero legale e la non discussione di uno dei punti più importanti all'ordine del giorno, cioè la delibera sulla anagrafe pubblica degli eletti. Bene, erano presenti solo 14 consiglieri comunali, quindi non vi era il numero legale e quindi la discussione è stata rimandata nuovamente a settembre. Da una parte si scarica la responsabilità sull'altra. Questa mattina abbiamo intervistato il consigliere Alessandro Barbieri del centro-sinistra e il consigliere Antonio Di Lella del centro-destra. L'uno ha scaricato la responsabilità sullo schieramento avversario, in modo particolare però l'assenza, diciamo, delle forze del Partito della Libertà, del centrodestra, quindi ha sorpreso proprio perché erano molti dei punti che erano all'ordine del giorno erano stati proposti da loro. Dalla parte loro, quelli del PDL, sostengono che è la maggioranza che deve innanzitutto garantire la presenza del numero legale e trattandosi di una maggioranza esigua, costituita da un solo consigliere in più, quindi era evidente che il loro comportamento era stato determinato per far vedere appunto la fragilità politica della maggioranza che in questo momento regge il comune di Caserta. Proviamo nuovamente a chiamare i compagni casertani, vediamo se riusciamo a ristabilire il collegamento. Risulta un po' difficile, evidentemente devono aver perso il campo. Vediamo un po' che succede. Niente, non riusciamo veramente a ripristinare il collegamento. Bene, e a questo punto quello che possiamo fare è mandare per 3 minuti uno spot con la speranza di riuscire a ripristinare il collegamento. Ecco, riprendiamo il collegamento da Lecce, siamo pronti per ricollegarci con Caserta, vedete già, ecco, Francesco ed Antonio. Diego. Come? Sì, abbiamo provato a fare un po' di interviste in strada, c'è molta ritrosia. È molto difficile, Francesco, lo sai bene. Bisogna essere molto aggressivi e dire partire subito con la domanda, perché altrimenti... Abbiamo provato, come Domenico ti ha anche detto, ad affermare Paolo Marzo, consigliere del PD, però... Non si è voluto fermare. No, e latitante anche rispetto all'intervista. La spina che però ha preferito non parlare... E quindi nell'attesa di trovare qualche altro casertano disponibile, io darei la parola ad Antonio, da Diego.
per un commento anche suo su questa giornata di oggi e anche per indicare le prossime mosse nostre. Buonasera a tutti, salve, sono Antonio da Diego, buonasera a tutti. Occhio che siete, io vedo il sole, non vedo Antonio. Ah. Ecco. Buonasera a tutti gli ascoltatori. No, mettete il mio... vabbè. E ci ritroviamo come sempre qua. Non mettete il computer contro luce perché altrimenti non riesco a vedere. Non riesco a vedere. Oh, perfetto, così va benissimo. Così va benissimo. Come già abbiamo ripetuto un po' di volte, siamo a Piazza Vanvitelli a Caserta e abbiamo fatto questo giro cercando di, come ha detto Domenico Letizia, di acchiappare qualcuno interessato a dire la propria su quello che comunque è successo stamattina. Vorrei ribadire molto semplicemente uno schifo, perché i consiglieri non possono comportarsi in questo modo. Ok. Sì, vabbè, ci stiamo andando a fare questo giro, stiamo uscendo da Piazza Vanvitelli. Antonio, questa è la prima esterna che fa TV Radicale, siete voi a farla, eh? Sì, 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 ok. E no, niente, comunque vorrei dire che è uno schifo perché i consiglieri non possono comportarsi in questo modo, perché i consiglieri vengono votati e i consiglieri quindi sono dovuti a fare il proprio dovere, perché comunque hanno un reddito che comunque prendono e non possono comportarsi da latitanti come hanno fatto oggi. E quindi ci stiamo avvicinando a via Mazzini e questo è un po' quello che è successo stamattina. In pratica il consiglio comunale è durato 10 minuti perché il presidente del consiglio Di Palo comunque ha preso la parola e ha detto che i consiglieri hanno 13 su 41, 40, non mi ricordo bene. E comunque ha detto che il consiglio comunale non poteva essere fatto perché mancavano i consiglieri. La cosa più brutta è siamo comunque a luglio, quasi agosto, e diciamo i consiglieri, la politica casertana è andata in vacanza diciamo già da un bel po', e comunque questa è la situazione di oggi. Ci stiamo avvicinando a via Mazzini, ci stiamo facendo questo viaggio. Prima stavamo facendo l'intervista al signore, signore sulla sinistra. Siamo ritornati, abbiamo avuto un problema per quanto riguarda comunque la batteria del PC. E quindi chi vuole intervenire? Il signore che voleva dire la sua, siamo ritornati. No, quello di prima se n'è andato. Ah, ho capito. Se il signore vi ha spiegato che cosa è successo stamattina. Praticamente al consiglio comunale di Caserta dovevano votare l'anagrafe degli eletti e i consiglieri comunali non si sono presentati. E praticamente quindi hanno mancato al loro dovere istituzionale. Abbiamo deciso, grazie a TV Radicale, di interpellare i casertani e di sentire la loro su questa cosa. Quindi se volete dite, prego, qualsiasi cosa. Prego, un discorso anche più approfondito. Innanzitutto sapete che cos'è l'anagrafe degli eletti? Non so se l'anagrafe degli eletti è una sorta di registro in cui chiediamo ai consiglieri comunali, assessori, sindaco di dare alla cittadinanza, attraverso internet, il proprio stipendio, come votano, se il comune ha partecipazioni in società, insomma un modo per scoprire tutte le macchine del comune. Solo che loro non si sono presentati, quindi questa cosa non è stata discussa. Oggi non è nemmeno agosto. Non è nemmeno agosto, quindi non è che ancora... siamo nel pieno delle vacanze, almeno i politici dovrebbero lavorare sempre. E diteci un po' la vostra, cosa ne pensate, come potrebbe cambiare questa città? Cambierà molto. Però dire così è troppo riduttivo. Quando vedi queste cose. Prego, si avvicina. Ha già parlato pure io prima. È una semplice intervista. Però di cambio queste cose. Le cose vanno avanti così. Quelli di Roma se ne frega, di Roma quelli di Caserta. Vabbè, però la politica, noi parliamo di politica locale. È una magnanata. Si
E come pensa che possa risolversi la situazione? Se non faranno lo Stato, non interviene, o non aiuteranno i comuni, farà mai niente. E poi lei che cosa ne pensa? Lam. Signore, cosa ne pensa? Non voglio dire niente. Neanche una dichiarazione, nessuno che le sta antipatico e ci esprima la sua arrabbiatura in un... Sì. Che non riescono più a fare niente e quindi non riusciamo a fare, non vediamo neanche niente per la prossima, per il prossimo futuro. E come pensa che possa cambiare la situazione? Bisogna muovere che i giovani bisogna dargli una mano, una spinta, però non teniamo a nessuno. Vabbè, noi siamo giovani e ci muoviamo attraverso l'informazione. La mano che ci potete dare è quella di esprimere la vostra opinione. Non tenete a nessuno, quindi perciò stiamo in queste condizioni. Lei ritiene che è importante il fatto che domandiamo ai casertani, che facciamo informazione? Sì, no, anzi, va bene. Se vai girando, vedi che ti danno parecchie cose da dire. No, perché da parte della cittadinanza ho riscontrato troppa diffidenza e troppa... Cioè, nessuno vuole intervistare, anche se dicono chiaramente di avere la loro da dire. Quindi perché non dichiararlo pubblicamente? È anche giusto, bisogna, ci dobbiamo muovere, che vi posso dire? Va bene, quindi meglio, movimento. Meglio questo, non... Che cos'è che di più non le piace di Caserta a livello politico e anche di vita? Di tutto proprio, non c'è... Un esempio proprio pratico. Come miglioramento non ci sta proprio niente. Noi prima notavamo la questione dei parcheggi, praticamente per parcheggiare a Caserta è impossibile, tranne dietro pagamento. Come quindi... parcheggio dobbiamo pagare. Un po' come tu. Cioè, non doniamo un posto per mezzo alla macchina. E come pensa che si possa risolvere questa situazione? Creando comitati, strisce blu, che cosa possiamo fare? Non si può fare niente perché mettiamo i giovani. Mettendo nella veste. Le navette, quindi sì. Più in modo che più uno non vende la macchina. Sì, meno anche inquinamento. Meno inquinamento e meno. Ok, vede che. Parlando le opinioni escono, penso che sia importante comunque dichiarare. Ci dichiaro. Forse Caserta e i casertani si devono muovere. Sì, i casertani si devono muovere, però quando si tratta di votazioni poi vanno tutti a votare, tutti sì, sanno di votare. E vanno a votare. Lei pensa che le elezioni siano secondo logiche clientelari o che veramente si voti per... cioè sono elezioni dietro pagamento, dietro promesse o perché si vota perché si crede in un dato soggetto politico e in date idee di partito? Guarda, noi teniamo un'unica idea buona di mettere i ragazzi apposta, no? Disoccupazione cos'è? Ce ne stanno bene il 30-40% come dicevo. Quindi se non riusciamo a mettere che posso dire? Ecco, il fatto dei giovani di sistemarli. Le cose si chiudono. Io posso solo dire. La disoccupazione aumenta, quindi non vediamo niente. Stiamo sempre. Si avvicina a dire le stesse cose. Quindi, no, prego, si avvicina al microfono così. No, questo giovane, per noi giovani, per voi sono più vecchi di voi. La nostra mentalità in generale, sono gente, penso io, che tutti i giovani d'Italia, parliamo di Caserta, tutti vorrebbero il posto come tutti nel comune, però nessuno vorrebbe andare a lavorare come per sopravvivere, che senso, chi c'è poco lavoro per tirare avanti. Tutti aspettano le domande sotto il foglio come. Ma quella gente lì non metteranno mai te, né lui, né me, no, metti solo le loro parenti. E allora tu, a voi di aumentare la disoccupazione per tutto l'Italia. Quindi lei ci sta dicendo chiaramente che la politica è clientelare, cioè è dietro promesse. E secondo lei come si può risolvere questa situazione? Secondo me. Si avvicini, prego al microfono. Secondo me non si risolverà mai, perché loro fanno solo il loro interesse, non fa interesse di altri. Allora metti quando gente sanno.
rovinati, pampati di figli, mio padre, che hanno problemi di economia, che non si vengono campi. Loro che stanno meglio di te, nel senso che loro mangia fuori, c'è il tu hai mezzo la strada, e poi loro solamente quando vedono rapine, scippe, solamente questi fanno scippe, ma questi sono stati scelti da loro, sì. E uno è costretto a fare questo. Se tu invece mettessimo la legge in capo italiano, complessivo tutto lo Stato proprio di Roma, mettessimo come tutto un posto di lavoro a tutti, giovani o gente di là, che è un posto fisso che oggi non c'è più. E più avanti andiamo peggio, perché le situazioni. E qua mezzo la strada, va a è meglio che può. Però non c'è tutto questo casino, chi sta qua, e altri per una partita, io ho un giro. Non possiamo arrivare a questo punto. Però loro, quindi lei ha fiducia, che cosa pensa del futuro? Io, se più avanti andiamo, secondo me fiducia non ce ne esiste più. Più avanti andiamo peggio e si vede. Sì. In generale Paolo, tu non parliamo con l'unità di parlare. Sì, lei parla. Sì. Tu lo vedi anche la televisione, è inutile che stiamo lì a sperare. Che cosa vuoi sperare? Peggio. E figura i padri di famiglia che dicono, oh, guarda mio figlio a 33 a 40 anni, e oggi a 40 anni non si può neanche fare più una famiglia. Va benissimo. Ringraziamo per gli interventi, grazie davvero anche grazie per aver avuto il coraggio di intervenire. Grazie Alberto. Buona sì, ragazzi, veramente complimenti a voi perché siete stati veramente bravi, siete riusciti, vedete, basta essere, avere quel minimo di aggressività e le interviste anche in video vengono. Ma soprattutto complimenti per le domande, ed è un'esperienza che si può tranquillamente ripetere in altre occasioni, magari proprio il 15 di agosto, la giornata nella quale pensavamo a fare banchetti in rete, cioè praticamente ogni banchetto poi quando chiediamo firme o sponsorizziamo varie iniziative, poi di portare la linea al banchetto e quindi di chiedere l'opinione della gente riguardo all'iniziativa che stiamo facendo e insomma proporre la loro e dire l'opinione. La loro. Certo, va assolutamente bene, è un'ottima cosa, assolutamente bene, ed è veramente, possiamo dire, TV verità, anche se è un'espressione abusata e ormai diciamo, però è veramente, è bello vedere queste interviste fatte in diretta apparire sul web. E ragazzi, sì, la mia età. Ragazzi, volete continuare o chiudiamo qui il collegamento? Ditemi voi. Ragazzi, un'opinione come vogliamo fare, ditemi anche quella vostra, com'è la batteria innanzitutto, che penso sia no, la batteria, non l'orario. Cioè sta messa bene. Proviamo ad intervistare qualcun altro, dai, se qualcuno anche al posto mio vuole prendere la diretta, come non ti preoccupare, cioè ragazzi, ci ho parlato, cioè. 50% di batteria. Ok ragazzi, ricordiamo che siamo in collegamento con Caserta in diretta. I ragazzi, i compagni di Radicali Caserta stanno facendo delle interviste per strada cercando di ottenere le opinioni della gente, dei casertani, riguardo quello che è successo questa mattina. Ricordiamo quello che è accaduto: era convocato per l'ennesima volta il Consiglio Comunale di Caserta, che aveva all'ordine del giorno la discussione sulla delibera. Prego, sì, c'è qualcuno da intervistare? Stiamo cercando, vorremmo fare un tentativo al bar, vedere magari. Sì. Magari esponiamo quello che è successo. Domenico. Ciao, possiamo farti un minuto per una brevissima intervista nell'attesa che. Dai, mentre vogliamo vedere soltanto cosa pensi di quello che è successo stamattina al Consiglio Comunale di Caserta, che non si è tenuto in quanto il numero di consiglieri era insufficiente. Su 41 erano presenti 13. E questo ha impedito la discussione del punto che noi radicali di Caserta stiamo portando da un po' di tempo, ovvero l'introduzione dell'anagrafe degli eletti, che permetterebbe, l'anagrafe pubblica degli eletti, che permetterebbe di garantire la massima trasparenza di qual è lo stato reddituale e a fine di chi viene eletto. Volevamo chiedere la tua opinione, cosa pensi di un comportamento simile da parte? È normale, non si sono presentati. In che senso? Fanno i fatti loro.
avvicini il microfono. Quindi credi che sia quasi una scelta del gerente? Sicuro. Cosa pensi che potremmo fare nei prossimi giorni, nei prossimi periodi per evitare che questo avvenga di nuovo? Noi che possiamo fare? Se loro non sono presenti, purtroppo loro curano i propri interessi. Noi non so se abbiamo potere per fare qualcosa, purtroppo che dobbiamo fare. Tu chiederti a che tipo di interessi fai riferimento? Normale che loro non vogliono far sapere il loro stato reddituale, no? Chissà quanto prendono. Normale perché le cose vanno così. È normale, esatto, perché le cose vanno così, è normale che ci dovrebbe essere trasparenza, però purtroppo sappiamo come vanno le cose. Sì, purtroppo sentirti dire anche tu che sei così giovane, le cose vanno così, è scoraggiante, lo so. Dire che ci stiamo assuefando tutti quanti a uno stato illegale. È normale, se la maggioranza del mondo va così, tutti quanti si devono adattare, se no si rimane indietro, si rimane. Come ritieni che possa, cioè quali mosse possiamo fare anche noi, no? Ora che ci vedi qui, cosa ritieni che possiamo fare per cambiare qualcosa? Ritieni che il semplice fatto che stiamo facendo questa informazione sia positivo? Sicuramente. Di la tua, dai. Sicuramente. Già se tutti quanti facessero una minima cosa come fate voi, probabilmente si farebbe qualcosa di meglio, però dovrebbero essere tutti come voi. E perché non provarci, cioè anche te dicendo la tua, approfondendo un po' il discorso, cosa vorresti cambiare di Caserta, insomma dici un po' cosa ne pensi. Cosa vorrei cambiare di Caserta? Sei di Caserta? Sì. Cosa vorresti cambiare di Caserta? Cosa vorrei cambiare di Caserta? Io l'anno scorso mi sono trasferito a Roma, sì, per studio, poi per vari fatti sono dovuto tornare, ma il motivo principale era che me ne volevo fuggire da qua. Veramente non so dove iniziare per poter cambiare Caserta, alla fine il problema, basta pensare a quello che è successo quanto un paio d'anni fa, che c'era più immondizia per strada che non persone che camminavano. Purtroppo bisognerebbe fare a parlare. Non c'è censura, tutti possono parlare. No, non lui c'è fisicamente non può parlare. Ah, ok. Ci sono domande da studio? Ci sono domande da studio? Sì, volevo chiedere cosa ne pensa questo ragazzo simpaticissimo, ringraziarlo innanzitutto per la sua disponibilità, e cosa ne pensa dell'impegno politico dei giovani, per come mai i giovani non si impegnano in politica, e lui personalmente se si è mai impegnato nella politica, cosa pensa dei radicali? Personalmente non mi sono mai, ma non sono mai entrato in politica, però penso che la concezione giovanile potrebbe aiutare un bel po'. Quindi credi che le potenzialità ci siano? Sì. Bisogna trovare la forza di farle esplodere. Sicuramente. Cosa studi? Economia. Economia. Quindi ti dovresti occupare di problematiche ben più precise. E diciamo, a livello economico, approcciandoci un po' a Caserta, cos'è che non ti piace? Cioè, fallimento del cliente, negozi, cosa cambieresti? Che cosa cambierei? Veramente, davvero, non lo so cosa cambierei, probabilmente già solo il fatto magari di investire qualche fondo in più per trasporti pubblici, servizi pubblici, cose del genere, già sarebbe una grossa mano alla gente, alle persone anziane, magari collegamenti anche con la periferia di Caserta, che molta gente nella periferia di Caserta sostanzialmente non c'è nulla, tutta la gente viene qua per servizi, spese, cose del genere, nelle cose più basilari. Molta gente ha problemi, probabilmente solo a partire da questo. Una cosa che abbiamo notato noi qui venendo a Caserta, la prima problematica proprio che abbiamo riscontrato è quella della mancanza di parcheggio. Non c'è un parcheggio dove poter veramente depositare la macchina senza pagamento. Che ne pensi? Cioè, lo noti questo problema? Cosa faresti? Ma questo problema secondo me non è solo a Caserta, è da Napoli in giù. Secondo me il problema è il parcheggio. Io ho vissuto a Roma e in un chilometro quadrato ci sta almeno un parcheggio sotterraneo, con centinaia di macchine a disposizione tutta la notte, trasporti eccezionali, tra metro tutta la notte, servizi di navette 24 ore su 24, cioè la gente da spostare e muovere come vuole.
qua veramente non sai cosa fare. Va benissimo, dai, ti lasciamo al tuo lavoro. Grazie. Intanto sei stato ciao, ti saluto, ti facissimo. Radicale, se vai sul sito www.radicale.it ti troverai la registrazione e tutto. Questo è in diretta. Qua sei in diretta. Buona grazie, giornata, ciao. Ragazzi, siete veramente eccezionali, complimenti, perché vedete, state riuscendo a far dare uno spazio di Caserta veramente bello. Adesso addirittura stiamo andando nel corso principale, forse. E questa sia la prima volta che la città di Caserta, oltre le TV locali, diciamo conosciute, che comunque sono conosciute, penso che sia la prima volta che proviamo a fare una cosa del genere. Ora proviamo ad acchiappare qualcun altro, dai, diciamo così, a rilasciare domande. Se i compagni invece di camminare mi danno una mano, è cosa gradita e giusta. Gradita e giusta. Ma chi sta trasportando il computer in questo momento? Chiede Rosa, che in questi giorni veramente si sta facendo il mazzo quadrato. Bravissimo, bravissimo Elio, super Elio. Non so se state avvertiti del problema che abbiamo avuto stamattina al Consiglio Comunale, mentre noi eravamo lì ad aspettare che i consiglieri non facevano il loro lavoro, che si sono portati la macchina e praticamente abbiamo pagato perché avevamo torto, però se Caserta non esistono parcheggi. Prego, posso disturbarlo un secondo, un'intervista? 2 secondi di intervista. Va benissimo. Va bene. Ragazzi, fate direttamente la domanda, perché se chiedete il permesso vi dicono tutti no. Ok. Una domanda, cosa ne pensa del comune di Caserta? Va bene, anche questo è scappato. Va benissimo così, perché esatto, la domanda breve è perfetta. Luca è più carismatico, con i capelli lunghi e più affascinante, dai, prova. Con un esercizio commerciale magari vogliamo provare a fare un intervento. Ma vi cacciano l'esercizio commerciale, ragazzi. Cacciano? Sì, vi cacciano. Vi conviene fare per strada tranquillamente, in un bar magari. No, noi volevamo provare proprio al, diciamo, agli imprenditori proprio, al negoziante. Ah, ecco, sì, non sarebbe male. Va bene, fate direttamente la domanda, però, perché altrimenti se chiedete il permesso di intervista scappano. Luca, cosa ne pensi del comune di Caserta? Vai, penso che sia la domanda più semplice. Ecco qui un paio di ragazze che... Ragazze, posso domandarvi cosa pensate di Caserta? Un'intervista alla volo, vai, diteci la vostra, qualsiasi problematica che secondo me Caserta è molto snob e dà poco peso ai problemi, i problemi in generale, dalla viabilità alla politica, alle scuole, alle strutture. E come pensate voi, cioè cosa ritenete che sia importante iniziare a cambiare Caserta? Il modo di pensare. Quindi una rivoluzione culturale, diremmo. Sì. E come fare? Vicino il microfono. Non lo so, cioè penserei a qualcosa proprio un movimento giovanile, perché cioè a partire proprio dai ragazzi giovani la mentalità è davvero medievale, si potrebbe dire. Sì, tu sai, ti spiego un po' che cosa è successo stamattina al comune di Caserta. Sì, l'ho letto, noi, visto poi io sulla sì, noi siamo i radicali di Caserta, praticamente sì. Stamattina abbiamo provato a far approvare l'anagrafe degli eletti, è successo che i consiglieri comunali non si sono presentati, quindi non si è discusso proprio di nulla. E questo ritengo che sia una cosa gravissima in quanto un'emergenza democratica, perché i politici dovrebbero fare il loro lavoro e non lo fanno. Che cosa ne pensi di questa cosa? È una cosa normale? Ed è grave. E come, cosa ne pensi? Cioè, dici un po' la tua su questa. Cioè, non so proprio che dirti, perché cioè, io la penso come te assolutamente, che non è assolutamente normale una cosa del genere, perché alla fine si pensa solo ai propri interessi e quindi non al bene comune. Va bene, siccome ti vedo così attiva ti lascio il sito www.radicalicasetta.it. Se sei intenzionata a fare un po' di movimento, contattaci. Cosa ne pensa della politica questa ragazza? Cosa ne pensa della politica in generale questa ragazza? Sì, dice Roberto Dalla Puglia. Ne penso che c'è, assolutamente non va bene. Da come ci governano, che da mettere le mani nei capelli, e la cosa che mi sorprende è che veramente non si ribella nessuno, quello è il problema principale, che la popolazione si sa quello che dicono i potenti poi, e che dovrebbe essere assolutamente cambiato tutto il sistema.
Va bene, voi ragazzi dai, diteci la vostra compagna è stata così attiva, diteci un po' anche voi, che ne pensate della situazione, dai. Sì, vicino di un microfono. E noi forse non ci interessiamo neanche noi molto alla politica, questo è vero, noi guardiamo solamente televisione tipo programmi TV, questa roba qui, noi non guardiamo neanche noi più programmi politici, leggere più giornali quotidiani e capire un po' lì in mezzo che forse qualcuno c'è che può aiutarci a cambiare un po' tutto. Va benissimo, dai, lasciaci anche tu la tua, dai, sei l'ultima che, quindi non ti differenziare, vai. No, vabbè, io mi collego a loro due e dico che hanno ragione. Va benissimo, ragazzi, vi ringrazio davvero. Sì. Va bene. Veramente simpatiche queste ragazze. Oh, ma non è che mentre fate le interviste pensate anche a rimorchiare, ragazzi, no? Proviamo ora con un po' di peruscia. Io terrei un occhio alla batteria, io non sto a guardare la batteria, vedi un po'? Un po' sotto la metà. Un po' sotto la metà, per ma non c'è ancora, andiamo avanti. Proviamo. Cosa ne pensa del comune di Caserta? Un'intervista? Ma non è che mentre fate le interviste pensate anche di motore. Siamo in diretta. Roberto, c'è ritorno. Appunto che intervistiamo il signore. Dai. C'è il ritorno, ragazzi, togliete il ritorno. La differenza della città è molto indietro. Sì, quindi che adesso non sto venendo per questa città. Mi spiego un po' cosa è successo stamattina. Stamattina noi siamo radicati di Caserta, stamattina vi era praticamente il consiglio comunale in cui si doveva discutere dell'anagrafe degli eletti. Non so se hanno mai sentito parlare dell'anagrafe degli eletti, il registro praticamente in cui chiediamo consiglieri, sindaco, assessori, se fossi di dire quanto cosa. Ah, ok, quindi si sta difendendo il messaggio, ci fa piacere. Praticamente cosa è successo? Che i consiglieri comunali non si sono presentati, quindi hanno mancato al loro dovere e non si è discusso assolutamente di nulla per l'ennesima volta. E lei cosa ne pensa? Questa è una cosa gravissima, è una cosa gravissima, quindi non rispondono alle esigenze della città, dei cittadini e di tutti quanti noi della va benissimo, le dico la TV www.tvradicale.it potrà guardarsi in diretta. Buona giornata. C'è Marco, rimettiamo un po' il volume. Roberto, ci sente? Se Roberto ha una domanda. Sì, io sento perfettamente. Ok. Allora, hai saputo che cosa è successo stamattina? Di varie cose. E questo ragazzo che vedete accanto a me è un militante allargato, partecipa ogni tanto. Metà, perché non è troppo liberisti sull'economia. Dice che siamo troppo liberisti, però spieghiamo un po' quello che è successo stamattina. Hai saputo? Ti devo aggiornare. Sì, che io comando per votare l'anagrafe eletta degli eletti. Per dire, secondo me c'è una questione, sarebbe popolare, che la mafia e la corruzione sono elementi della cultura italiana. E secondo me, anche se questo sono abbastanza critico, è che mentre, per esempio, io ho letto sui giornali inglesi, che io leggo molto la stampa inglese, che l'ex moglie, quando c'era la moglie la di Tony Blair, Sherin, che sceglie di usare i soldi pubblici per spendere 800-900 euro per farsi i capelli. E gli inglesi hanno protestato, perché lei ha usato il denaro pubblico per farsi i capelli. Il problema è che la corruzione e il malaffare sono come la pizza, sono elementi culturali del popolo italiano. Cioè la mafia e la corruzione sono il nostro DNA, come la pizza e la corruzione. Cosa proponi? Cosa pensi che si possa fare per cambiare questo stato di regime? Ci vuole lo stalinismo, una sorta di capitalismo di Stato. Va bene. No, sto scherzando. Azioni più concrete, diciamo, oltre che basarci su ideologie salite, diciamo. Così vai. Dipende che la situazione, vedi, la situazione è molto critica. Anche proprio un nuovo patto costituzionale tra i vari partiti politici per rimodellare il paese, cioè ricostruire proprio da capo. Secondo me la viratura per molti tempo, molti anni, anche perché vedi la crisi c'è, però non è ancora così grande da richiedere una svolta radicale.
cioè come le rivoluzioni, perché scoppiano le rivoluzioni, no? Sì. Quando c'è bisogno di cambiamento, secondo me ci deve stare ancora miseria e povertà. Attenzione, cosa succede? Probabilmente c'è un problema nel collegamento con... Sì, no, adesso ho ripreso. No, no, tutto bene, no, sembrava fosse interrotto il collegamento, scusate l'interruzione, prego. Ok, Marco, ti volevo ricordare, questa è la TV radicale, la trovi su internet. Sì, sì, un nuovo progetto, sì, grazie a Roberto di Radicale. Ah, una domanda ai Radicali, gliela posso fare? Sì, sì, prego, una domanda a Roberto Radicale, prego. Se con la nuova finanziaria del governo da parte del Ministro dell'Economia Tremonti, visto che so che nella nuova finanziaria sono previsti dei tagli all'editoria e anche alle televisioni, fondi anche per le televisioni locali e per le telecomunicazioni, se riguarda anche la TV Radicale. Ma la TV Radicale non prende finanziamenti, anzi se ci vuole dare qualcosa l'accettiamo ben volentieri. No, noi vendiamo mille notti i soldi, non so se lo sta dicendo che noi viviamo di altro finanziamento e non chiediamo conti pubblici. Quindi... Sì, prego, prego. Scusa, non capisco perché la Radio Radicale o la TV Radicale non dovrebbe aver prendere fondi pubblici. No, comunque fuori scherzo, forse si riferiva a Radio Radicale, che è un'altra cosa. Radio Radicale, come forse lei sicuramente sa, ha due fonti principali di finanziamento, che sono innanzitutto la convenzione per le dirette del Parlamento, che era una gara che Radio Radicale ha vinto proprio perché ha offerto il servizio migliore al costo più vantaggioso per il Parlamento. E poi c'è il contributo dell'editoria come organo di partito. Questi sono i due. Prego. Perché non fanno domanda? Roberto chiede perché non fare domanda per prendere finanziamenti. Beh, perché noi non siamo organo di partito, siamo autonomi come TV Radicale, insomma, poi è un progetto militante. Ripeto, ci autofinanziamo, anzi se ci vuoi lasciare qualcosa, visto che poi i ragazzi stamattina sono stati costretti a pagare una multa perché hanno assicurato la diretta dal comune di Caserta, quindi magari lasciagli un contributo come associazione così riescono a pagarsi la multa. Lascia 20 centesimi. In diretta se vuoi lasciare 20 centesimi abbiamo guadagnato 20 centesimi. Ma comunque vedete, per vedere TV Radicale su internet come devo fare? www.tvradicale.it. Però perdonami, scusami, se voi non vi autofinanziate, no? Anche la TV Radicale, viaggio finanziario, non c'è il timore che dopo che qualche ricco industriale o uomo politico o qualche potere occulto, visto che siamo in periodi di P3, P2, logge massoniche, via dicendo. Quanto fu, non so se ricordi quando Pannella diceva P2, P3, P-Scalferi, P38, cioè la P3 è venuta fuori, cioè chissà che non venga fuori, come è venuta fuori la P38 dopo la... insieme alla P2. Vincetta. Un autofinanziamento 25 centesimi. Oh, siamo ricchi, perfetto. Volevo dirle, non c'è timore che le forze occulte, non prendendo finanziamenti pubblici, siano diciamo costretti a un continuo ricerca di fondi, di trovare i soldi. Io le faccio una domanda. Allora, c'era il finanziamento pubblico dei partiti e abbiamo avuto Tangentopoli, che tra l'altro continua in Italia. Come se lo spiega? Forse perché il finanziamento pubblico della politica non è la strada migliore, giusto? E lo stesso il finanziamento pubblico dell'informazione non è la strada migliore. È giusto, però Tangentopoli, fin dei conti, ha fatto mangiare milioni di persone, quindi voglio dire, anche Tangentopoli, noi ci lamentiamo, il popolo italiano sotto Tangentopoli stava bene, voglio dire. E vabbè, se questo taglia la testa al toro, direi. Guardi che nel periodo della DC i miei genitori hanno avuto un lavoro, una casa, invece in questi anni tra falsi liberismi e falsi ipocrisia di destra, di sinistra e cazzo sì, ma una domanda, questo lavoro, no?
questa casa che i suoi genitori hanno avuto grazie alla DC, magari saranno i suoi figli a doverla pagare, perché adesso i suoi figli non trovano lavoro, in quanto grazie alla consorteria DCPC adesso l'Italia ha un debito pubblico disastroso. Quindi praticamente negli anni 80 e nei primi anni 90 hanno venduto il futuro dei propri figli i politici italiani che hanno governato questo paese, e Marco Pannella lo denunciava già nei primi anni 80. Però una domanda: se siete così a favore del libero mercato, cioè la TV radicale, in generale i radicali, sia TV che radio, anche molti più presenti sono a favore del libero mercato, del progresso, delle liberalizzazioni, perché la Confindustria non vi vota? Non si fa sempre questa domanda. Forse no. Perché c'è un problema di informazione di regime in questo paese, no? Sì, c'è un problema di informazione di regime. Magari sarebbe bello poter dialogare con tutti gli italiani come stiamo facendo in questo momento con lei, però invece non risulta sempre facile e possibile. Però vede che i radicali sono sempre più innovativi. Lei addirittura in questo momento sta parlando con me che sono in Puglia. Roberto, si è fermato 20 volte al tavolo, si fa sempre la stessa domanda. No, una risposta diversa. Va benissimo, dai. Ah, un'ultima questione. Dai, dopo continuiamo con il bar. Sta facendo lui l'intervista, è bellissima questa cosa. Invece il rapporto col Vaticano, come la mettiamo? Quale iniziativa? Per quanto riguarda i rapporti col Vaticano, cioè non sono io che devo rispondere. Comunque, sicuramente noi siamo per l'abolizione del concordato. E siamo per il cristiano, date a Cesare quel che è di Cesare. Quindi volevo dire di una nuova lotta per la liberalizzazione laica di questo paese con il clericalismo che vive in Italia. Assolutamente, sfonda una porta aperta. Noi siamo anticlericali, tra l'altro segnalo l'associazione radicale anticlericale.net, la trova appunto su internet, proprio al sito www.anticlericale.net, potrà essere in questo modo informato su tutte le attività che il nostro presidente Maurizio Turco, deputato anche radicale nelle liste del PD, e il nostro segretario Carlo Pontesili e il nostro tesoriere Michele De Lucia portano avanti proprio a difesa della laicità dello Stato. A proposito di laicità, proprio questa è l'ultima Marco, che vogliamo anche altri casettari. Ma non sono io che devo essere intervistato, ragazzi, va bene che la comunicazione è bidirezionale, però vai, va bene anche questo, dai. Però non sono così importante di essere intervistato. Perché l'unico grande stato veramente democratico e sociale in Medio Oriente è Israele. Io sono fortemente figlio israeliano, ritengo che Israele abbia tutto il diritto di difendersi anche con metodi cruenti, di fronte comunque alle elite politiche del mondo arabo che sfruttano i palestinesi come strumento di aggressione verso Israele, anche perché la Palestina è nata in contrapposizione a Israele. Volevo chiederti, in quel caso, non trova positiva il fatto che Berlusconi difenda Israele dal pericolo comunque degli attacchi del mondo arabo, e anche dal fatto, nella vostra opinione, il fatto che il Vaticano è molto filo palestinese e che ancora oggi i rapporti tra Israele e il Vaticano sono molto tesi? Su questo rapporto di ostilità tra Israele e il Vaticano e tra gli ebrei in Italia e il Vaticano, lei che ne pensa? C'è ancora oggi? Ma in quanto a Berlusconi che difende gli interessi di Israele, vorrei ben vederlo. Io so che Berlusconi al momento difende gli interessi di dittatori di fatto, quali Putin o Gheddafi. Quindi diciamo che dice anche questo, di voler essere dalla parte di Israele, però stiamo a vedere quanto Berlusconi ad esempio si interessa per l'ingresso di Israele nell'Unione Europea o per l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea, che sono battaglie dei radicali che consentirebbero di stravolgere tutto il quadro medio orientale. Quanto al Vaticano, sono d'accordo con lei, nel senso che evidentemente la posizione del Vaticano è eccessivamente invadente nella politica italiana, ed è scandaloso che uno Stato di 40 ettari possa influire così pesantemente nelle vicende politiche non solo italiane ma anche internazionali, perché ricordiamo che lo Stato della Città del Vaticano ha anche un seggio presso le Nazioni Unite. Ed è complicato. Da benissimo, Marco, grazie Marco. Continui. Ragazzi, questa però non devo essere io l'intervistato. Grazie Marco. Marco,
è un caro amico e compagno, quindi è il carattere. Stavolta è andato. Capita anche questo, capita anche no, questo. Ma è simpaticissimo Marco, è simpaticissimo. Proviamo. E poi ragazzi non ce ne può fregare di meno, noi facciamo quello che ci pare, giusto Conti pure di Cala? Sì. Proviamo con qualcuno. Vuole lasciare una dichiarazione? No, no, senza chiedere vuole, una domanda a bruciapelo brevissima, ragazzi. Vai. Proviamo ad acchiappare qualcuno che sembri interessato. Ricordiamo per chi si fosse messo in ascolto in questo momento che siamo in diretta su TV Radicale. Questa di Caserta, un'intervista. Un'intervista? Sì, www.tvradicale.it. Ci dica un po' cosa ne pensa di Caserta. Caserta è una città bella. Quadratura, ragazzi. E la gente viene qua soltanto a fare i soldi, giustamente. No, lei resta lì. No, e allora, insomma, tutta la Campania era una bellissima terra, i romani la chiamavano Campania Felix, e poi invece l'hanno distrutta piano piano per l'egoismo delle persone che dovrebbero cambiare la testa, inutile cambiare partito, inutile cambiare stemma, bisogna cambiare la testa delle persone. Sono comunicato qua. Ciao. Ciao, grazie mille. Dai, continuiamo con le nostre interviste. Sembra che ci stiamo scegliendo anche un po' noi nel mestiere, va. Cosa ne pensi della città di Caserta? Ma schifo, non ne parliamo. Ok, ma schifo comunque pratico praticamente. Signora, cosa ne pensa della città di Caserta? Va bene. Buonasera, un'intervista, ci dica cosa ne pensa della città di Caserta. Va benissimo. Roberto, ci troviamo prima o poi qualcuno. Ma va benissimo anche così, cioè ragazzi. Cosa ne pensa della città di Caserta? Va bene. Buonasera ragazzi, un secondo, ci potete dire cosa pensate della città di Caserta? Va bene. Vai, non violenza. Non violenza. Potete dire cosa pensate della città di Caserta? Siete in diretta su www.tvradicale.it. Praticamente. Praticamente siamo appena tornati da Barletta, in una città della Puglia. E diciamo che tra Caserta e questa città della Puglia c'è un po' di differenza, no? Però ritornare poi nella patria, diciamo, nostra, quindi Caserta, Napoli, difendiamo sempre la città di Caserta, pure quando andiamo ad altre parti della città. E quindi Caserta ti piace o cambieresti qualcosa? No, è una bella città, si sviluppa bene, l'unica cosa che forse la cultura dovrebbe migliorare, no? Quindi culturalmente siamo sempre un po' dietro rispetto alle altre città. Però il resto c'è tutto. Giudizio positivo. Sì. Da 1 a 10. Una rivoluzione culturale. Eh sì, da 1 a 10 Caserta sta sui 7, va. Bilanciarmi. Vabbè, e tu cosa ci dici? Cosa ne pensi della città di Caserta? Diciamo lo stesso, si potrebbe cambiare qualcosa, vabbè, sempre sulla cultura, delle persone. Però diciamo che alla fine stiamo ad un buon livello. Va bene, quindi anche il tuo giudizio è positivo. Diciamo positivo. E i politici di Caserta cosa ne pensano? Dei politici di Caserta. Della politica casertana, dei partiti, dei politici. Devo dire proprio la verità, in generale la politica, non di Caserta, ma la politica proprio in generale. Non conta, va. Non dire nulla. Tu? Non ci siamo ancora con la politica. Dovrebbe migliorare la realtà. Va bene, grazie mille ragazzi per il vostro discorso. Grazie. Roberto, continuiamo. Roberto, siete bravissimi ragazzi, arrivano i complimenti dalla chat, sì. Oana ormai è una vostra fan, ciao, buonasera ragazzi, cosa pensate della città di Caserta? Dai un secondo, buonasera, cosa pensate della città di Caserta? Nulla? Va bene. Opinione negativa, dai. Partiamo qua. Buonasera, posso domandarle cosa pensa della città di Caserta? Siamo in diretta, anche una piccola dichiarazione. Va benissimo. Che siamo a fare? Vedo il signore, vedo propenso all'intervento. Vai.
ecco, no, non ce ne scappi, non ce ne scappi. La domanda, siamo in diretta, cosa pensa della città di Caserta? Siamo in diretta su www.tvradicale.it. Ci dica un po' cosa pensa della città di Caserta. Ma in che senso? Come... In generale, le spiego anche un fatto particolare che è successo oggi. Stamattina al Consiglio Comunale vi era in discussione 14 punti del giorno, tra quali quello dell'anagrafe degli eletti, non so se ne hai sentito parlare, una sorta di registro che noi radicali di Caserta chiediamo per poter, cui i cittadini possono accedere e visualizzare stipendio dei consiglieri, come votano i consiglieri, se hanno agganci con società particolari e che cosa è successo. Sono presentati e quindi è saltata tutta la discussione e la votazione di questo episodio. Che cosa ne pensa? Io penso che la trasparenza per i cittadini deve essere sempre prima di visto che sono persone che stanno in pubblico, penso che dovrebbero dare chiarimenti su quello che fanno. Lei è proprietario del negozio? Sì. E mi dica quali sono le difficoltà, quali sono le difficoltà delle piccole imprese, qualche proposta sul commercio, che cosa potrebbe cambiare, che cosa... Vabbè, purtroppo quello che non va a Caserta sono servizi, parcheggi, male assistiti, quindi le persone non riescono a venire più nel centro come prima. Vabbè, ci sono una serie di problematiche che possono essere il credito che oggi alle piccole imprese non viene dato come prima, quindi mi trovo in difficoltà. Poi il bonus, cioè praticamente la cosa che noi abbiamo qua, la Reggio di Caserta, che è un monumento che viene, secondo me, non viene servito bene, perché potrebbero venire molti più turisti, potrebbe essere sfruttato meglio. Qualche proposta di miglioramento, pratica? Secondo me subito i servizi. I servizi pubblici immediatamente. Va benissimo. La ringrazio, ripeto, si potrà riguardare in diretta su www.tvradicale.it. Grazie. Buona giornata. Continuiamo, Roberto, ormai mi sento parte proprio del mestiere. Di chiudere queste interviste davanti alla legge di Caserta. Posso suggerire la domanda? Sì, proviamo ad acchiappare. Cosa ne pensa dei politici di Caserta? E la città di Caserta. No, va benissimo. Proviamo, dai, 2 su 3, no, 1 su 3 ci risponde. Continuiamo in questa nostra camminata, questo è Corso Trieste, uno dei posti affollatissimi di negozi dove c'è... Beh, una bella città Caserta, la stiamo vedendo in diretta, adesso arriva l'imbrunire, le luci dei negozi si vedono. Quindi Roberto ti aspettiamo a breve, sperando il nostro prossimo congresso. La nostra sede su strada. E sì, infatti, se riusciamo ad acchiapparlo, facciamo un'intervista al ristorante dove di solito Saletti. Festeggiamo quando c'è qualcosa da festeggiare. Beh, speriamo a settembre di festeggiare l'approvazione della delibera sull'anagrafe pubblica degli eletti, no? Speriamo. Dai, Francesco, dimmi un po' di proprio. Un'intervista possiamo Caserta di Caserta, come pensa che possa migliorare la piccola impresa, insomma ci dica la sua. Iniziamo, dai. Avevo una casa è duro. Lei è il proprietario del ristorante, qualche proposta proprio economica che vorrebbe, o insomma ci dica qualcosa proprio economicamente per la piccola impresa? È dura in tutti i sensi. Nessuna proposta. Discutevamo con questo proprio con l'amico Umberto. È dura, è una situazione che siamo noi stessi cittadini, noi stessi abitanti delle nostre zone che non aiutiamo tutto l'Alsazio. Proprio stamattina, ieri si smaltiva l'ultima triana, proprio stamattina hanno dovuto chiamare d'urgenza la ditta di smaltimento perché c'era una discarica a via Mazzini, ma la discarica non l'ha creata l'azienda di smaltimento che smaltisce, l'abbiamo creata noi, quindi non siamo all'altezza, non siamo proprio all'altezza.
quindi un'opinione negativa sulla mentalità dei casertani. Lui non c'è la mezza. Sì, quindi la mentalità. E sulla politica casertana cosa ne pensa? Partiti, politici, SPA, varie camorra? Niente, non penso niente. Sulla politica è meglio farla fare a chi se ne occupa e cercare di dargli una mano, insomma, e non venderle a calci, cercare di aiutare chi ci amministra, perché siamo noi stessi che ci stiamo amministrando attraverso noi, quindi questo è importante. Quando riguarda il turismo, questo è il problema di Caserta, che dovremmo insistere un po' e cercare di trovare un'osmosi tra la città e il palazzo. Purtroppo non ci sono momenti di attrazione in città per poter far uscire le persone e farle entrare in città, e questo è il nostro problema. Io dico sempre che alcuni momenti del palazzo sono un po' sbagliati, tipo Terremotus, tipo il Museo dell'Opera, secondo me dovrebbero essere in città, perché potrebbero diventare un motore importante per far entrare i turisti in città. Purtroppo sono vinto, quindi essendo tutto in quel contenitore diventa molto difficile schiodarli e quindi farli entrare in città. Però dall'altro lato sarebbe invece molto più semplice farli andare in altri siti, come stanno andando. Come stanno andando a Casetta Vecchia, come stanno andando a San Leucio, c'è un certo giro, e questo già è positivo. Va benissimo, la ringrazio, le ricordo che si potrà rivedere in diretta su www.tvradicale.it. Buona giornata. Grazie. Roberto, continuiamo, dai. Ormai vi sta piacendo proprio, ma sta piacendo molto anche alla chat, quindi continuate pure. Finché vi regge la batteria e finché c'è luce direi di continuare. Siamo verso la regia, anche se penso che a breve comunque dobbiamo staccare, perché noto la batteria a termine. Però come prima esperienza comunque, ragazzi, assolutamente positiva, senza aver preparato le domande, senza diciamo con un'attrezzatura da campo sostanzialmente, perché io sto pensando al povero Elio che si porta a spasso suo computer. Il principale, cioè la precarietà dell'attrezzatura, non ci ha impedito di scendere in piazza, scendere in campo e cercare di incontrare la gente, che poi è la cosa, lo scopo della politica, perché, certo, quindi... assolutamente sì, ed è bellissimo quello che state facendo, ragazzi. Grazie. Esempio, l'ultima intervista, l'idea di portare fuori dal palazzo, cioè dalla reggia, delle attrazioni turistiche è possibile, un attimo, assolutamente utile. Speriamo di poter magari trattare Ti ripasso Domenico l'intervistatore. Intanto un'inquadratura del corso, dove? Dai, un'inquadratura del corso. Non so se si vede. È molto bella, molto bella. Sembra veramente una bella zona, una bella città Caserta, da quello che si vede. Vuota. Illustra un po' meglio, vai. Non c'è nessuno, tutti in vacanza. Vabbè, parliamo un po' delle problematiche della città di Caserta. Cosa pensi che debba cambiare? Vai, prego. Avvicinati al microfono. Troppe buche nella città, per le strade. Quando ne vedi innanzitutto? Sì, cosa pensate della politica di Caserta? Non me ne intendo. E le problematiche che vivi, come pensi possano essere affrontate? Con un buon sindaco. E se non ti intendi di politica? Vabbè. Illustrami un po', dai. Sono problemi che riguardano quelli più grandi. Più grandi, quindi, noi giovani. No, vabbè. Tu hai qualcosa da dirci? Dai, avvicinati al microfono. Il presente è perfetto. Quindi giudizio positivo della città? Sì. E della politica casertana anche un buon giudizio? Sì. Va benissimo, ragazzi. Voi avete qualcosa da dire? Dai, avvicinatevi al microfono. Vai. Poi vi potete riguardare in diretta. No, concordo con lui. Avvicinati di più. È vuota, concordo con lui. È vuota, quindi sì. Tutti al mare. Sì. E poi le problematiche? Ci dobbiamo andare. Va benissimo. Sulle problematiche non avete nulla da dire? Va benissimo. Vi ricordo, vi potete guardare in diretta su www.tvradicale.it. Buona giornata. Grazie. Ciao. Prego. C'è chi vuole salutare la mamma? Ma per tutto, vai in diretta, dici la tua.
che te devo dire? Tu l'unico da Casetta. Di Casetta. Posso dire tutte parole? Anche, non ha la censura. No censura, no. È una merda. No, non è la sì, non si può fare niente, non c'è niente, non c'è divertimento. La posso dire? Certo, certo, non censura, vai. Non c'è divertimento, confermi? No. Perché? Dove ti diverti? Pure a Margherita. A fare il fighetto. Sulla politica casertana cosa pensi? Non ti posso dire niente. Perché? Perché non mi interessa. E come cambieresti le problematiche di questa città? Non lo so, fare qualcosa in più per il centro. Qualcosa in più per il centro. Va benissimo, se vuoi fare il saluto alla mamma. Ciao mamma. Va bene. Buona giornata, grazie mille, vi ricordo vi potete vedere su www.tvradicale.it. Ok. Buona giornata ragazzi. Alberto, ci sei? Sì, ci sono, mi seguo attentamente e devo dire che è veramente una bella trasmissione. Ormai siamo partiti che c'era un sole che veramente brillava, adesso siamo all'imbrunire. No, ti dicevo appunto. Avvicinando la legge di Caserta, lì magari poi facciamo un giro tra tutti noi e poi chiudiamo e ti passiamo con questa. Quando volete interrompere, ragazzi, ditemelo, perché è già un'ora e mezza che stiamo registrando, quindi. Vedere la legge e chiudiamo. Mostriamo la legge di Caserta, facciamo un giro con noi e poi chiudiamo. Intanto, come ti è sembrata? Cosa hai detto di Caserta? Bella città. Grazie, sì. Erano. Si vedevano che non erano casertani. Ma non siete così severi nei confronti della vostra città, ragazzi. Ti avrà sicuramente dei problemi, però sono sicuro se tutti si impegnassero nella politica per come fate voi, probabilmente. Di Caserta? No, non nulla da dire, sempre peggio. E della politica casertana? Ancora peggio. Lo so cosa è accaduto questa mattina? No, la casertana è nazionale, non perché non funziona niente. Cosa cambierebbe di Caserta? Cosa cambierebbe di Caserta? Tutti i politici che cambierebbe? Perché chi ha cambiato? Non c'è nessuno che può cambiare. Lei ha una soluzione? Una soluzione ce l'ha? No, vabbè. Che soluzione? Non faccio a tenere la soluzione. La massa sono loro. Tutti i politici, tutti i sindacati. L'amico Franco. Le stesse parole le ripeto anch'io. Cosa ha bisogno in casa? Di un cambiamento generale. Gente nuova, gente giovane. Politica nuova. Politica nuova, sì, esatto. Lo sa cosa è accaduto? No, che è successo? E l'ordine del giorno si doveva discutere nella maggioranza pubblica di diretto. E i vari consiglieri, sia del PD e sia del PDL, hanno fatto mancare il numero legale. Queste sono le vecchie comunque a Caserta. Lei sa che cos'è l'anagrafe pubblica di diretto? Paolo Babica! Non ho capito. Lei sa che cos'è l'anagrafe pubblica di diretto? Come non lo so? Io sono stato proprio. Io ci ho lavorato per tanti anni, quindi non mi fate dire altro, grazie. Grazie, buonasera. Prego. Si chiama. Come no? Se ne hai tutto quello dell'Agora Versano. Ragazzi, l'inquadratura un po' migliorata. Tutti quelli dell'Agora Versano. Va bene? Come mai quelli dell'Agora Versano? Perché sono tutto pari uno, tutto da lingua. Il primo? Che metterebbe via? E che li già hanno mandato, là, Cosentino, là. Tutti i sindaci l'hanno a casa, l'hanno rovinato. Cosentino, hanno fatto via l'America a casa. Ma voi a Via Napoli ci passate mai? Ci passate ci rimane a me, devo venire là che... Che ballava vino si fa là, rumorava di naso, sì, polvere, che non finisce la macchina a doppio senso, a destra e a sinistra. Si suona i vigili da passano perché vengono da là. Passano e sono se ne fregano, non si passa, manco male. Chissà chi che ci vuole nella casettina, tutti i coglioni dell'altro.
politica casettana? La ci vuole la politica o no? Persone oneste, oneste. Grazie mille. Arrivederci, buon lavoro. Grazie. Roberto. Sì, sono qui ragazzi. È piaciuto. Assolutamente sì, ragazzi. Voi dovrete rivedervi perché veramente, cioè, senza averle preparate queste interviste per strada stanno venendo molto bene. La prossima volta, preparando le domande ed essendo ed avendo già questa esperienza, vedrete che saranno perfette. Ma già così sono veramente molto, ma molto belle. Sottolineo il punto del signore che ha lavorato presso la Magret Pubblica di E vabbè, dai, il signore era simpatico comunque. Ancora decente, ma simpatico. Stiamo facendo questa passeggiata, lo dico a chi si fosse messo in ascolto in questo momento con su TV Radicale, per le strade di Caserta, stiamo vedendo questa bella città e ci sono i compagni radicali di Caserta che stanno intervistando i casertani su Caserta, sull'anagrafe pubblica degli eletti, sulla politica, sui politici casertani. Ecco la reggia di Caserta, immagino che adesso si chiuderà il collegamento, vediamo Francesco Giaquinto. Ragazzi, un saluto, dateci, vogliamo vedervi tutti, però vogliamo vedervi tutti, tutti insieme. E tutti quanti. Tutti quanti. Anche Elio, anche Elio. Elio appoggiando il PC. Dai, dai, poggialo qua. No, vogliamo vedervi tutti, siete stati veramente in gambissima, ragazzi. Altri due stanno a guardare il mio PC, vabbè, aspetta. Ragazzi, complimenti veramente. Vedo che manca Antonio. Cioè, sì. Chi manca ancora? Ciao Francesco, sarai il primo a salutare. Ecco Elio. Ragazzi, complimenti, siete stati veramente eccezionali. Io adesso metterò subito in replica questa. Complimenti ancora dalla chat, vi arrivano. Io metterò subito in replica questa produzione che avete fatto. Veramente siete stati bravi e sono sicuro che la prossima volta verrà ancora meglio. Complimenti, complimenti, complimenti. Questa è TV Radicale. Caserta, i radicali casertani hanno anche loro liberato la scimmia che è in loro. Adesso Caserta vede, sente e parla. Forza ragazzi, un urlo di battaglia. Un urlo di battaglia. Vai. Vai. Ciao ragazzi, vai, un saluto. Salutiamo i compagni radicali di Caserta. Dobbiamo iniziare. Seguiteci. Alla prossima. Ecco, andiamo a rivedere. Alla prossima, sicuramente ragazzi. Ritorniamo in studio, come dicevo, ritorniamo nello studio di Lecce. Voglio ricordare che siamo stati collegati con i compagni radicali di Caserta, i quali hanno fatto delle interviste per strada chiedendo ai cittadini casertani quale fosse la loro opinione rispetto alla latitanza dei politici dei consiglieri comunali di Caserta, i quali questa mattina erano presenti solo in 14 all'interno del consiglio comunale, quindi non vi è stato il numero legale per l'ennesima volta, e per l'ennesima volta non si è potuto discutere tra i vari punti all'ordine del giorno. I vari punti all'ordine del giorno, e tra questi non si è potuto discutere la delibera riguardante l'anagrafe pubblica degli eletti. Bene, ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguiti. Ricordo che TV Radicale è questa, la TV del radicale anonimo, del radicale ignoto, e sarà possibile rivedere questo documento, come tutti gli altri documenti di TV Radicale, sul sito www.tvradicale.it in modalità on demand. Facciamo ripartire il nostro palinsesto e presto vedrete la replica anche dell'intero documento, che dura circa 1 ora e 40 minuti. Un saluto a tutti!